In questa escursione fotografica ti porto con me a scoprire degli spot fotografici entusiasmanti e bellissime location da cartolina, tanta acqua e ruscelli, con un po' di sacrificio all'inizio per arrivare in un luogo splendido, un lago suggestivo nel quale perdersi ed incontrare degli amici che ti seguono, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, uscire e fare fotografia. Era da parecchio tempo che volevo visitare questo posto in autunno e finalmente eccomi qui. So già che questo percorso non sarà facile per me, con i suoi 400-500 metri di salita che mi aspettano più avanti. Non sono poi esattamente in perfetta forma fisica e l'idea di fare questa salita mi mette un po' di preoccupazione, ma allo stesso tempo sono eccitato, curioso di vedere cosa mi aspetta. Non conosco il percorso nei dettagli, ma mi sono studiato la traccia con attenzione nelle scorse settimane. C'è un tratto semplice all'inizio, poi una salita impegnativa ed infine la parte più facile che mi porterà in questa location che dovrebbe essere fantastica. Provo anche una sensazione speciale nel non sapere cosa troverò dopo ogni curva, una sensazione che è metà tra la paura e l'entusiasmo. E poi c'è quel piccolo timore di rimanere deluso. Ho visto infatti tante foto spettacolari della location che andremo a raggiungere e scatti incredibili, colori che sembrano quasi finti. E mi chiedo, mentre cammino tra questi luoghi strepitosi, se sarà davvero così bello dal vivo. Ma forse è proprio questo il bello dell'avventura, il rischio, l'incertezza e non sapere se sarà come te l'aspetti. E forse, proprio in questo dubbio, si trova il vero significato delle mie escursioni fotografiche. Ulala, inizia la salita. Non è tanto, ma quel che basta per renderla un po' faticosa. Guarda come sale, sembra ancora sulla pista. Come sempre, con l'action cam non hai l'idea di qual è la pendenza, ma è bella bella impiccata. Un breve tratto in teoria, però da farti sfaticare abbastanza. Metto via la cam perché voglio farlo comodamente. E qui abbiamo una vista veramente carina. Guarda. Questa situazione a primo impatto era anche interessante, ma non erano le condizioni di luce adatte. Infatti ho tentato più volte di fare delle foto, ma non mi soddisfavano mai, tra l'altro non avevo nemmeno l'ottica con la focale giusta in quel contesto. Così ho deciso di andare avanti e pensarci al ritorno, magari col tramonto. Questo contesto è di quelli che ti frega, perché pensi di riuscirlo a fare con un obiettivo grandangolare come un 16 mm giù di lì, in realtà non ce la fai, ci vuole un super grandangolare perché è molto molto vicina e molto ampia l'area. Ovviamente io sono su APS-C, quindi sono un attimo sfavorito rispetto al full frame. Ma il concetto è quello. Le condizioni di luce non erano adatte per far fotografia, ma continuavo a trovarmi davanti agli occhi degli scorci di paesaggio veramente interessanti, ma sapevo che erano solo dei contentini perché da lì a poco avrei dovuto affrontare una salita che possiamo dire era abbastanza piccante. Questa foto non ha nessuna finalità artistica, ma volevo mostrarti il panorama che potevi godere su questo passaggio, il comprensorio delle Cinque Torri in tutto il suo splendore. La parte più dura dovrei averla fatta, adesso ho l'ultima parte qui, ma la pendenza dovrebbe essere più normale, diciamo, e dopo tutto in piano, quindi non vedo l'ora di arrivare e farti vedere questo fantastico posto che volevo visitare da un bel po' di tempo. Da qui in avanti il percorso è praticamente tutto in piano, tant'è che ho potuto godermi appieno questa passeggiata nella natura che in autunno ha sempre un sapore differente. E adesso che sono al sole comincia anche a far caldo, si vede che questo è un percorso molto frequentato. Guarda come è battuto qui il sentiero. Sarà da ridere il ritorno con tutto questo fango. Nonostante sia giovedì, c'è parecchia gente, praticamente tutti austriaci, giapponesi, cinesi, italiani pochi. Questa parte del percorso è veramente molto bella, tutta in piano, facile da fare, non eccessivamente all'interno del bosco, si riesce a vedere il panorama. C'è un punto panoramico, dopo te lo farò vedere, nel quale si vede il
cristallo, il Sorapis, le tre cime, le tofane, praticamente le montagne tra le più alte che abbiamo sulle Dolomiti. E finalmente ecco qui, sono riuscito a portarti a destinazione Lago Federa, una location che almeno sulla carta dovrebbe essere strepitosa. Se fai una ricerca online troverai delle foto di questo luogo, specie in questo periodo dell'anno, veramente incredibili, bellissime. È un luogo che si raggiunge abbastanza facilmente, ci sono dei percorsi più difficili, altri più faticosi, altri meno, ma insomma si può raggiungere abbastanza facilmente. Ad ogni modo, adesso viene la domanda più bella: soddisferà le mie aspettative o sarà una delusione? Gente, ne abbiamo, ma io ho tempo per stare qui. Sono appena le 11, adesso mi fermo, mi asciugo, mi cambio la maglietta, mangio e poi iniziamo a fare qualche foto. Magari prima faccio una perlustrazione del posto. Qua sarà divertente. Come inizio direi che promette molto bene. Il lago si può girare su tutto sul perimetro, quindi adesso io farò un giro antiorario, arriverò fino al rifugio, poi rientro qui per farmi un'idea di quali sono i punti più interessanti dai quali si possono magari ottenere delle buone fotografie. Ovviamente sono andato a scegliere il sentiero, quello più incasinato, con tutta la mia attrezzatura che ho dietro. Il mio obiettivo è arrivare lì al rifugio, che è chiuso in teoria, e pranzare. Dopodiché dedico le ore pomeridiane a far foto. Ho continuato quindi col mio giro perlustrativo, seguendo questo percorso che ho trovato veramente molto semplice, alla portata di tutti. E va anche considerato che questo è un luogo molto turistico, quindi secondo me nei periodi più caldi dell'anno è praticamente impossibile fare fotografia, un po' come sul Sorapis. Tuttavia, in questa giornata d'autunno, con il rifugio già chiuso, in un giorno infrasettimanale, io onestamente non mi aspettavo comunque di trovare così tante persone, ma è proprio in questi contesti che si possono verificare anche delle situazioni molto piacevoli. Pia, lo riconosci? Ciao! È quello che seguo sempre. Ciao, piacere Alessio. Piacere Roberto, ti seguo sempre. Pausa pranzo, però intanto guarda, ti faccio vedere che contesto strepitoso. Qui c'è del potenziale enorme dal punto di vista fotografico. Infatti è molto ma molto frequentato anche infrasettimana. Però vediamo se riesco a tirare fuori qualcosa di buono. Me lo dirai qui tu sotto nei commenti. Ho dovuto riprendere in mano i guanti perché fa freddo stare qui fermi. Adesso farò un po' di fotografia, quindi sarò per lo più statico. Andando giù per vedere se ho un punto di vista migliore per quanto riguarda la prospettiva con il ruscello. Vediamo se riesco a tirar fuori qualcosa di buono. Mi piacerebbe riuscire a prendere il ruscello qui con la prospettiva della montagna, della cima, ma la vedo dura perché ho quegli alberi in mezzo. Tra l'altro c'è veramente poca luce, nonostante sia mezzogiorno circa.
però c'è questo nuvolone in alto che tiene bloccato il sole e quindi non riesce ad illuminare la valle. Non so se sia un bene o un male. Volete che sia sincero? Non sono molto soddisfatto finora. Mi lascio le prospettive, quelle del lago, alla fine forse lì sono i punti di vista migliori di questa location. Online ho sempre visto foto bellissime di questo contesto, ma probabilmente quando tornerò indietro e avrò la prospettiva dal lago, allora lì sicuramente riuscirò magari a tirare fuori qualcosa di buono. Per ora guardo qui, ci sono le prospettive che mi interessano, però non mi convincono, probabilmente a casa dopo, davanti al computer sul monitor più grande, mi convinceranno di più, forse. Vediamo. È uscito il sole a scaldarmi un pochino, però non fa niente di interessante, non crea ombre, niente. Peccato, perché se arrivava a colpire questi alberi qui, secondo me era più interessante. Scendo giù per di qua, qui c'è anche un bel ponticello, perché vedo questi ruscelli che arrivano, si uniscono, vanno giù, e potrebbero darmi una bella prospettiva sulla cima. Wow, guarda che bella prospettiva, molto interessante. Qui però ho un grandangolare abbastanza spinto sulla action cam, vediamo cosa riesco a fare con la fotografia. È uscito il sole, è riuscito ad illuminare un po' di zone, ho fatto un po' di foto qua, ci sono tanti fotografi. In questo video mi sa che sentirai tanti voiceover, perché c'è veramente tanta gente, e allora registro e poi inserisco tutte le discussioni, le osservazioni che voglio fare sui contesti. Tanto godiamoci questo posto. Ok, ho fatto qualche foto qua, però adesso il sole è andato giù e mi sa che non lo rivedremo più. Quindi adesso faccio il giro del lago dall'altra parte, tornando sulle prospettive che avevo prima. C'era lì un fotografo, non so se lo vedete là in fondo, stava facendo una fotografia di quell'isolotto lì e forse lì c'è una bella prospettiva col riflesso, infatti adesso vado subito a cogliere l'opportunità, a vedere se mi ha dato un suggerimento. Non voglio disturbarlo, quindi provo ad andare da questo lato. Sono venuto qui, sullo stesso posto dove c'era prima un fotografo, mi sembrava anche piuttosto esperto, per cercare di capire la prospettiva che aveva davanti. Però onestamente non è che ci veda un granché, ok, a parte qui, bel riflesso sul lago, ma è molto ristretto il riflesso, non era vicino lì anche perché non si può andare, si sprofonda. Forse una panoramica, gli alberi sono belli gialli, quello sì, ma non mi convince tanto, però comunque farò delle foto per vedere cosa riesco a combinare, magari a video rende molto di più di quello che riesco a percepire qui al momento.
siamo lì, quel spot di luce si diventa una cosa interessante. Vado a cambiare obiettivo perché non mi convince questa focale. Sono 24 mm come focale più ampia, scusa, più stretta, e 10 mm più ampia, però anche se è un 16 su PSC non mi va bene, non mi piace. È uscito il sole nuovamente, quindi andiamo e torniamo a fare la foto. Guarda qui, intanto mi sono partiti dalla scatti, guarda qui come la luce del sole ti spara fuori i colori, una cosa incredibile. Stavo per fare la foto, ma mi sono accorto che qualcosa non andava. Sia sul mirino, ma anche sul display della cam, vedevo due bande sfocate ai lati e non capivo se per un qualche motivo avevo attivato un filtro creativo nella cam stessa, oppure se il sensore si fosse appannato con gli sbalzi di temperatura, o se si fosse formata dell'umidità tra la pellicola protettiva e lo schermo. Ma poi mi sono pensato che era l'obiettivo la causa. Infatti, quando io avevo messo via l'obiettivo, avevo in tasca il tappo sul taschino a contatto con il corpo, molto caldo, mentre l'obiettivo era rimasto fuori per tutto il tempo ed era freddissimo e mi ha causato della condensa sulla lente anteriore. Ci è voluto un po' perché andasse via, ma nel frattempo ho perso l'occasione di fare le foto che volevo. Proseguo comunque, voglio arrivare dall'altra parte del lago per poi catturare la prospettiva che mi piaceva di più.